Allora ragazzuoli, prima di cominciare con il video della classifica, del pronostico della classifica finale della Serie A, vi invito a scrivere un commento qua sotto con la vostra classifica. Ditemi la vostra e soprattutto la motivazione delle posizioni. Partiamo! Salve a tutti ragazzuoli e ben ritrovati qui sul mio canale in questa location molto particolare, perché sono in Puglia, come sapete, a fare l'animatore adesso in borghese perché sto in pausa. È tra l'altro il primo video che registro in Puglia, non il primo video che esce da quando sono in Puglia perché è uscita la carriera in questo periodo, ma oggi che è primo agosto sto preparando appunto questo pronostico della classifica di Serie A. Vi dico già che uscirà un altro video registrato in questa location che sarà quello di Ferragosto, quindi non un video di calcio, un video un po' più particolare col mio cuginetto. Vi invito anche a seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio in questo posto bellissimo. Mi scuso già perché c'è un po' di vento, ma madre natura così ha voluto. Prima di cominciare con la classifica vi ricordo anche che questo video da 3 anni a questa parte è fatto in collaborazione con Sequolf e altri youtuber calcistici, infatti preparatevi che in questi giorni uscirà più o meno su tutti i canali di YouTube Italia, tra quelli che trattano calcio, questo genere di video qua, che tra l'altro è diventato lo sfottiamo Marconi che non ci prende mai con le posizioni. Beh, è vero, non è che io sia esattamente Nostradamus quando faccio questo genere di video, che però mi diverte molto, e quindi direi che possiamo partire con il pronostico della classifica finale della Serie A 2019-2020. Partiamo chiaramente dal basso verso l'alto e quindi dalla parte destra della classifica. Al 20° posto ho messo il Verona, che è una delle 3 chiaramente neopromosse di quest'anno. Verona che tra le neopromosse è quella che si è rinforzata meno, a parer mio. Ho letto anche le rose che hanno queste 3 nuove neopromosse, credo sia quella un po' meno pronta, pur conoscendo tanto il campionato di Serie A, perché rispetto a Brescia e Lecce ha militato molto di più negli ultimi anni nella massima serie italiana. Credo però che al 20° posto ci possa terminare, un po' come d'altronde ha fatto un paio di stagioni fa quando era risalita in A. Al 19° posto ho voluto azzardare il Bologna. Perché il Bologna? Perché purtroppo ha dovuto cambiare allenatore, lo sappiamo un po' tutti, in bocca al lupo tra l'altro a Sinisa Mihajlovic per un bruttissimo male che ha avuto ultimamente. Questo però, rimanendo in ambito sportivo, è un danno per il Bologna, che già l'anno scorso con Pippo Inzaghi aveva sofferto tantissimo e poi soltanto con Mihajlovic era risalita, e io ero già pronto a metterla tra le prime 10 perché ero convinto che Mihajlovic potesse fare bene quest'anno. Senza di lui adesso bisogna vedere un po' che tipo di strada prenderà la squadra emiliana, ovviamente è tutto da vedere. Io per il momento, guardando anche come si stanno muovendo le altre, la metto al 19° posto. E se pensate che la retrocessa d'onore sia il Bologna, vi sbagliate, perché ce n'ho messa un'altra al 18° posto, forse ancora più clamorosa, l'Udinese. Non so se più o meno clamorosa, perché effettivamente la squadra friulana negli ultimi anni, rispetto agli anni d'oro tra virgolette tra il 2009 e il 2013, sta un po' in calo per quanto riguarda le motivazioni, per quanto riguarda plusvalenze mal riuscite con talenti che scarseggiano un po' nell'ultimo periodo. Non sia mai che quest'anno faccia la fine che ha fatto il Chievo l'anno scorso. Ed ora, usciti dalla zona retrocessione, non senza qualche difficoltà, credo che Lecce e Brescia possano riuscire a salvarsi. Ora non so in che posizione precisamente. Io le ho messe al 17° e al 16° posto, perché entrambe si sono rinforzate molto. L'anno scorso hanno fatto benissimo in B, entrambe hanno dei talenti, perché se Lecce comunque si sta rinforzando, il Brescia ha un certo Tonali che è uno dei talenti più promettenti a livello mondiale probabilmente, quindi sicuramente italiano, e quindi io le metto in zona comunque salvezza, non senza, ripeto, qualche difficoltà, però lì sotto squadre più esperte come ad esempio il Cagliari, che ho messo al 15° posto, la Spal al 14°, il Parma al 13°, perché l'anno scorso ha fatto benissimo nella prima parte di stagione, ha stupito tantissimo da neopromossa, poi si è un po' stazionata nella parte destra della classifica. Mentre al 12° metto il Sassuolo, che secondo me non si è rinforzato più di tanto, ha perso rispetto a 12 mesi fa Kevin Prince Boateng, che è passato alla Fiorentina, anche se poi lo aveva perso già 6 mesi fa, ha perso anche Stefano Sensi direzione Inter, e quindi comunque con un ottimo allenatore, perché secondo me è un ottimo allenatore come De Zerbi, può fare il suo campionato, può togliersi le sue soddisfazioni giocando anche bene a calcio, ma più del 12° posto non lo so. All'11° e quindi ultima posizione della parte destra della classifica, ho messo una squadra che l'anno scorso si è salvata soltanto negli ultimi 5 minuti del campionato, ovvero il Genoa, che quest'anno ha un certo Aurelio Andreazzoli, che purtroppo l'anno scorso in una della sorte guidava l'Empoli e quindi è stato anche vittima di una retrocessione proprio a favore del Genoa. E io, a dispetto di molti romanisti che ricordano Andreazzoli soltanto per quel 26 maggio, credo che sia comunque un buon allenatore, che è cresciuto tardi, se vogliamo maturato tardi, che ha fatto molto bene con l'Empoli in B. L'anno scorso non a caso è stato prima esonerato e poi richiamato, perché senza di lui l'Empoli faceva anche peggio,
E quindi col Genoa, quindi una rosa in teoria più pronta, più matura in Serie A, credo che un undicesimo posto non glielo levi nessuno. E adesso compare un bro selvatico con un fisico peraltro discutibile. Bro, dica la sua. No, in realtà hai un fisico bellissimo, mostralo, mostralo, ecco, momento sexy del video. Ecco, l'appuntamento è il 15 agosto, come dicevo in avvio, con questo signore. Faremo un video proprio da qui, dalla Puglia, speciale Ferragosto. Approvi? Approvo, approvo. E ve l'ha detto con la sua voce sensuale, eh? Passiamo ora alla parte sinistra della classifica e quindi al decimo posto, dove secondo me alla fine del campionato troveremo i granata del Torino di Walter Mazzarri. Torino che si è in parte rinforzato, è una squadra matura che l'anno scorso ha fatto molto bene, che grazie all'esclusione del Milan dalle coppe ha avuto poi la possibilità, però sta avendo insomma la possibilità di giocarsi anche l'Europa League. E però proprio questo, cioè l'Europa League secondo me alla fine sarà un'arma a doppio taglio per il Torino, che qualche anno fa l'ha disputata arrivando, se non sbaglio, agli ottavi. Però è un po' di anni che non la disputa, è un po' d'anni che fatica, arranca in alcuni periodi anche in campionato pur giocando bene. L'anno scorso ce lo ricordiamo con Mazzarri e i granata giocavano soltanto la Serie A, e quindi penso che quest'anno l'Europa League possa essere un po' una limitazione. Tuttavia comunque non penso che il decimo posto sia malaccio. Al nono posto invece ho messo la Sampdoria di Eusebio Di Francesco, perché qui lo stesso motivo di Andrea Zoli, ma la squadra secondo me è un po' più forte e si resta tra l'altro lì a Genova. La Samp con Di Francesco farà bene secondo me. L'anno scorso Eusebio ha fatto malissimo a Roma, non soltanto per colpe sue tra virgolette, anche secondo me, perché poi qui si aprono teorie, ma secondo me la squadra era stata preparata male indipendentemente dal mercato fatto da Monchi. Detto questo, alla Samp lui ha voglia di ripartire, la Samp ha voglia di ripartire e di continuare a far bene dopo Giampaolo, che è partito destinazione Milan. E quindi secondo me Di Francesco è l'uomo giusto, l'uomo che ha individuato Massimo Ferrero, l'uomo che potrà portare la Samp non in Europa secondo me, perché adesso vedremo le squadre che si lotteranno un posto o in Europa League o in Champions League, ma il nono posto almeno teorico, poi vedremo. Poco fa vi ho parlato del Genoa che si è salvato all'ultima giornata, Andrea Zoli di qua e di là, e voi vi starete forse chiedendo: sì, ma la Fiorentina che l'anno scorso aveva faticato tantissimo dov'è? Ebbè, secondo me sarà all'ottavo posto in classifica, e ve la spiego questa cosa. C'è Montella in panchina. Montella ha toccato secondo me il picco più alto della sua carriera da allenatore proprio alla Fiorentina qualche anno fa, poi ha avuto un po' un periodo down al Milan, al Siviglia, alla Sampdoria. Tornato alla Fiorentina nel finale della scorsa stagione non poteva far più di quello che realmente ha fatto, e onestamente mi ha intrigato molto la scelta di Commisso di riconfermarlo, così come quella del nuovo presidente Viola di non vendere di qua e di là giocatori. Chiesa non è ancora detto che rimanga alla fine del mercato, perché si parlava di Juventus, si parlava di altre cessioni, ma attualmente è ancora un giocatore della Fiorentina. Stessa cosa vale per Boateng, l'abbiamo citato prima, che è un nuovo acquisto proprio delle ultime ore, e io credo che la Fiorentina quest'anno possa fare molto bene. Poi non credo arrivi in Europa, e perché? Perché al di là di Montella credo che sopra la Fiorentina in classifica ci siano squadre effettivamente più forti, come l'Atalanta, che secondo me arriverà settima. E perché? Perché gioca la Champions League, quindi tutti sappiamo, lo sanno anche i giocatori di Bergamo, che il terzo posto dell'anno scorso non è impossibile da replicare, ma sicuramente molto molto difficile, quindi quasi impossibile. Lo sa anche Gasperini. E proprio per la Champions io credo che il sogno non di vincerla, ma di fare il meglio possibile, quindi andare più avanti possibile nella massima competizione europea, sia presente nelle menti dei giocatori e dello stesso Gasperini. Quindi chissà che l'Atalanta non si tolga qualche soddisfazione, magari passando anche il girone sarebbe già un grande traguardo. E comunque già il discutere del fatto che il settimo posto per l'Atalanta sia forse pochino ci fa capire quanto di buono è stato fatto in questi anni. Passiamo al sesto posto, che secondo me sarà della Lazio. Sulla Lazio in realtà ho poco da dire, perché sul mercato si è mossa poco, perché ha tenuto Inzaghi. E già questa è una scelta che, per carità, è un pro da una parte, perché Inzaghi è un ottimo allenatore a mio modo di vedere, che in questi anni ha fatto molto di più di quello che poteva fare, ma è un allenatore che secondo me quest'estate avrebbe dovuto fare il salto di qualità, e quindi non dico destinazione Juventus, anche se lo pensavo qualche mese fa, ma comunque cambiare. Non lo ha fatto, quindi bisognerà vedere anche le motivazioni effettive di Inzaghi quest'anno. La Lazio, che ripeto, ha cambiato poco in Champions per più motivi: c'è chi pensa che non ci vada per scelta, c'è chi pensa che non ci vada perché non ce la fa dal punto di vista tecnico. Fatto sta che credo che neanche quest'anno ci andrà, e quindi si regalerà il suo solito campionato, chiudendo al sesto posto sotto un Milan che secondo me neanche quest'anno riuscirà a centrare la Champions League. Per carità, già
Giampaolo, ottimo allenatore. Però è l'inizio di un progetto. Il Milan ha dalla sua il fatto, e secondo me questo è un grande pregio, lo dico anche per esperienza, memore della Juventus campione d'Italia con Conte il primo anno, memore della Roma, della prima Roma di Rudy Garcia, che senza coppe arrivò seconda. E io dico che il Milan senza coppe inizierà un bel progetto e tutto quanto, sono convinto di questo, ma che attualmente non mi ispira più del quinto posto. Ripeto, non sono Nostradamus, la penso così. E chi è che invece centrerà il quarto posto? Secondo me la Roma, che l'anno scorso è arrivata sesta, anche se io l'avevo messa seconda e me lo ricordo, me l'avete rinfacciato tutti per tutto il campionato. La conosco la storia della Roma, chi meglio di me, ma chi meglio di un romanista. Mi ricorda molto effettivamente quel post 26 maggio, quindi il cambio d'allenatore, un allenatore straniero con tante motivazioni che mi portano a pensare che la Roma quest'anno possa fare un grande campionato, magari chiudendo anche più su del quarto posto, chissà. La metto quarta perché ci sono squadre più forti sopra il quarto posto, secondo me, e adesso le scopriremo, quantomeno scopriremo l'ordine. Però la Roma può far bene, si è rinforzata, e devo dire che a me piace anche molto il come si è rinforzata dal punto di vista in entrata, ecco, anche se, ve lo dico in modo onesto, mi piace meno come si è mossa in uscita, perché Stefano El Shaarawy non l'avrei mai fatto partire, soprattutto perché l'anno scorso è stato il migliore della squadra e sembrava finalmente aver trovato una continuità che nella sua carriera gli è sempre mancata. Poi vai a capire i vari motivi, vai a capire le varie dinamiche, noi parliamo sempre dall'esterno e possiamo limitarci a dare dei giudizi relativi. Vi dico che secondo me comunque la Roma, anche per l'esperienza di questi anni e quindi l'aver centrato la Champions più volte rispetto al Milan, è leggermente favorita rispetto ai rossoneri, partendo di base sulla stessa griglia di partenza. Entrambi cambiano allenatore, è vero che una squadra prende un allenatore italiano, l'altra no, ma è anche vero che Giampaolo non ha mai giocato la Champions League, non ha mai guidato una grande squadra. Fonseca invece è abituato alle scommesse, pur non avendo guidato squadre come Real Madrid, la Juventus, ma ha comunque fatto molto di più di quello che poteva fare con le squadre che ha allenato in patria e fuori, però vedremo. Ma adesso arriviamo al momento più atteso del video, perché saliamo sul podio e vediamo di scoprire in che ordine saranno le prime tre, che ovviamente avete già capito tutti, perché sono le tre che mancano rispetto alle altre del campionato. Ve le svelo tutte insieme, spiegandovi poi le mie motivazioni. Secondo me al terzo posto ci sarà l'Inter, al secondo il Napoli e al primo la Juventus. Credo che sia anche l'analisi più semplice da fare, no? Per la griglia di partenza, di forza delle squadre. Analizziamo ad esempio l'Inter. È arrivato Conte, c'è tanto mercato in entrata, c'è ancora qualcosa in meno sicuramente per esperienza di Napoli e Juventus. Non che l'Inter non possa far di più, attenzione, ma è anche vero che c'è una Champions da giocare. E quindi paradossalmente, se i nerazzurri non avessero avuto le coppe, un po' come quella Juventus che vi citavo prima di Antonio Conte, avrei probabilmente messo l'Inter un po' più su. Per il momento vi dico che il terzo posto non è male, perché sarebbe una posizione in più dell'anno scorso, quindi si alzerebbe anche un pochino l'asticella, non a tal punto da superare squadre come Napoli e Juventus, che onestamente credo siano ancora più forti e complete rispetto alla squadra di Milano. Il Napoli, perché Ancelotti è al secondo anno, quindi l'anno scorso ha ottimizzato un pochino il gioco di Sarri, quest'anno credo che vada sul pesante sia a livello nazionale che a livello europeo, perché l'anno scorso il Napoli, per quanto bene possa aver giocato sia in Champions che in Europa League, i risultati parlano e purtroppo contano nel calcio, ha fatto male. La Juventus resta la squadra più forte del campionato, c'è poco da fare, sarà monotona, quello che volete, io spero francamente che non vinca la Juve, non perché tifi Roma, attenzione, faccio sempre questa premessa, c'è monotonia, bisogna cambiare, cioè io preferirei vincesse una squadra come il Napoli, o l'Inter, o il Milan, non è che deve vincere forza la Roma, ma credo che faccia bene un po' di cambio in vetta alla classifica. Però che ci vogliamo fare? I bianconeri sono ancora più forti, i più forti. C'è una scommessa e si chiama Maurizio Sarri, e quindi questo intriga molto. La Champions, perché Sarri secondo me farà molto per i Champions, e il campionato, perché è vero che la Juve è la più forte, quindi non posso non metterla al primo posto, però chissà. Detto questo, io vi invito anche a passare dal canale di Sickwolf, anche perché l'idea anche quest'anno è stata sua, da parte di lui qualche anno fa, e lo ringrazio per avermi dato questa possibilità anche in questa nuova stagione. Io sono in Puglia, tornerò a inizio settembre a Roma e poi commenterò con Roma Crew le partite della Roma, ma sempre questo campionato molto entusiasmante, con enfasi non indifferente. Siamo in chiusura, vi ricordo, commentate qui sotto, lasciate un like se vi è piaciuto, ci vediamo la settimana prossima con la carriera per agosto con un video molto speciale. Un bacione, never give up e bella rega, ciao!